Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 8 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Giornata stonata, sotto tiro della luna. La sensazione immediata al risveglio è di arenarvi davanti a uno scoglio, o meglio vista la stagione un muro di neve che vi impedisce di passare oltre. E l'ostacolo esiste davvero, con la luna piena ostile, non solo al Sole, ma anche a Mercurio e Plutone, già in conflitto col vostro segno. Sono le emozioni a decidere la direzione del rapporto, col partner ogni tanto c'è da ridire, ma le radici sono salde, e complice il doppio sestile di Venere-Saturno lo saranno doppiamente, vi attaccate come l'edera, ma se il legame si fa soffocante, correte ai ripari ritagliandovi i vostri spazi, almeno qualche serata libera ciascuno coi propri amici e i propri interessi. Tante idee bollono in pentola, ma nessuna ancora pronta per diventare realtà, nonostante gli ardori ariatini che vi vorrebbero subito in prima linea, conviene frenare per riorganizzare la mente e raccogliere energie in vista della prossima tappa. Dopodomani si ricomincia e ne avrete da pedalare. Una svolta decisiva in amore che può essere la costituzione di una nuova coppia o il consolidamento di una nata in precedenza. Un colpo di fulmine, un amore che sboccia improvviso e dirompente. Le persone che incontreranno i single saranno motivate, giuste, equilibrate e potrebbero essere realmente interessati a un rapporto di coppia. Difficoltà in amore. Relazioni extraconiugali in pericolo di essere scoperte. Sii socievole con gli amici, cerca di contattare un amico che non vedi né senti da tempo. Gli farà piacere. Vi sentirete nervosi e agitati, una sottile ansia potrebbe penetrare la vostra anima. Ma niente paura, si tratta solo di piccole insoddisfazioni che emergono improvvisamente. Non fossilizzatevi sulle cose del vostro passato, spazzatele via con la certezza che per voi sta per iniziare un futuro diverso e migliore. Piccoli gesti d'amore potrebbero rendere la vostra storia d'amore meravigliosa. Solo chi sta vivendo una storia extra sarà bene che abbia la prudenza necessaria evitando che la fantasia galoppi oltre. Se siete tra quelli fanatici della precisione, pensate a quanti appuntamenti avete ritardato e se qualcuno si presenterà in ritardo non fatene un dramma. Giornata ideale per chiedere favori e consigli di ogni genere. Cura la salute e il tuo aspetto. Inizia una dieta disintossicante. Purtroppo qualcuno non vuole sentire ragione e oggi sarà inutile insistere. Non insistete e accantonate l'idea di far valere le vostre ragioni. Oggi siate particolarmente prudenti alla guida della vostra auto e moto, fate molta attenzione agli altri e cercate di non distrarvi. Soprattutto evitate assolutamente di usare il cellulare mentre siete alla guida. Se riponete fiducia in una persona che considerate speciale, accorgervi che la cosa non è reciproca non deve farvi gridare allo scandalo. Si tratta in fondo di una legge di compensazione, piuttosto concentratevi sui vostri problemi e cercate di risolverli da soli. In realtà a volte è il tempo a risolvere la maggior parte dei problemi, soprattutto quelli legati ai sentimenti, perché come si dice sempre, è la miglior cura e ci permette di vedere più lucidamente in seguito. Qualche malinteso in amore dovrà invece essere chiarito al più presto. Non siate testardi proprio oggi, imparate a discernere la condiscendenza e la coscienza. Non vi stupite se non siete in grado di gestire i vostri colleghi e i vostri amici, come dicono tutti, siete troppo buoni e la bontà non va a braccetto con il comando. Godete dell'aspetto benefico di Venere, che si trova ospitata nel segno amico fidato dell'Acquario. Una singolare espansività vitale, una voglia di esplorare, rischiare e mettersi alla prova, vi accompagnerà, poiché voi siete i veri figli di Marte. La forza dei buoni aspetti celesti produrrà una carica trascinante di entusiasmo, energia fin troppo esibita, invitando a lanciarsi in coraggiose imprese nei territori dell'eros, dell'edonismo, della conquista di nuovi spazi vitali. Il tutto riassumibile nella massima la fortuna aiuta gli audaci. Attenzione a limitare un po' la voracità. Potete essere molto soddisfatti di voi stessi in questa giornata poiché riuscirete a venire a capo di molti intoppi dovuti all'altrui incompetenza. Voi siete molto smart e veloci,
Per questo siete sempre una grande risorsa per tutti. Costituite quello che potrebbe essere definito un patrimonio, solo che non dovreste montarvi troppo la testa e non dovreste credere di averla vinta sempre, solo perché siete più svelti degli altri. 8 gennaio, di regola giornata di rientro e tutto che ricomincia e almeno fino a Pasqua la pacchia è finita. Non quest'anno, però, che avete anche domani di vacanza e pensando a tutto il 2023 avrete diversi ponti davanti. Felici? Sì, ma solo a metà, d'accordo con la luna piena in cancro, pigra in quadratura, mentre la vostra natura dinamica e iperattiva, alla lunga non sopporta quel dolce far niente. Preferisce aver progetti, impegni, scadenze in agenda, un modo come un altro per sentirsi vivi. Avrete anche quelli, parola del sole, datore di successo, Mercurio intelligente e comunicativo e di Plutone, astro del potere, anch'essi allo zenith nel punto più alto dell'oroscopo, dove stanno scritti gli obiettivi più importanti. Amore ed Eros. Famiglia e carriera come spesso accade in conflitto. Da un lato avete apprezzato le lunghe giornate insieme, ma dall'altro vi mancano le sfide e le opportunità che solo sul lavoro potete trovare, anime inquiete, sempre alla ricerca dell'impossibile. Ancora una giornata in cui il team Mercurio, Sole, Plutone continua a osteggiarvi in amore, specie se siete nati nella terza decade, ma allo scopo soltanto di rendervi più inebriante la conquista. Più intriganti momenti che passerete con la persona che avrete accanto. Successi strepitosi invece per i nati della prima decade favoriti da Giove in Ariete in special modo se hanno da poco cominciato una relazione d'amore. Lavoro e denaro? Tante idee ma poca voglia di metterle in pratica, vi piace coccolarvele così, lasciandole fluire nell'immaginario, ma sul piano pratico nulla di nulla. Perfino in cucina. Dove pasticciare vi rilassa e vi diverte, oggi non siete in vena di sfornare meraviglie, magari una tortina salata o una pasta al forno, ma tutto finisce lì, ed è già tanto considerato il vostro tono energetico, davvero sotto i tacchi. La parola d'ordine per oggi è delegare. Affidate un incarico ad una persona di fiducia. Anche se siete molto pretenziosi nei suoi riguardi, dovrete però attendere i suoi tempi senza opprimerla. Beneficeranno in modo più consistente della citata, rara configurazione celeste di Giove nati nella prima decade, specie se fanno un'attività che li espone al pubblico, se hanno una professione che fa transitare il denaro, come il bancario, le transazioni e le comunicazioni. Benessere. Debole lo stomaco, dove convergono tutte le tensioni, a tavola evitate di parlare di cose spiacevoli per non aggravare la situazione. Questa è una giornata eccellente per te. L'energia astrale si presta ad aumentare l'equilibrio della tua salute fisica. Se sei troppo stanco, fai un pisolino. Per lei, spese sopra le righe per la casa, se avete rinviato un acquisto dispendioso, oggi per forza di cose arriva la botta. E meno male che sono iniziati i saldi. Per lui, tensioni con le donne di famiglia che vi mettono il bastone tra le ruote, tra mamma, suocera, figlie e sorelle, per non dimenticare la vostra lei, non sapete più dove andarvi a rifugiare. Magari in tavernetta? No signore, lì ci sta la gatta. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.